bentornato. Oggi è martedì, 29 marzo 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Difficile inizio di settimana. La settimana inizia col piede sbagliato e purtroppo è proprio il martedì la giornata in cui si gettano le basi per le giornate restanti. A ribadirvelo ben quattro astri asserragliati allo zenith, nell'ordine la Luna, Marte, Venere e Saturno, due su quattro pianeti molto forti e battagliero, in aperto conflitto col vostro inquilino Urano, che non esita a rispondere ai colpi di artiglieria con razzi supersonici, esaltato dalle dettagliate narrazioni sulla guerra ancora in atto. Così lasciano intendere le stelle del giorno, tutt'altro che pacifiste, per una simile evenienza bisognerà attendere il passaggio di Marte in zone più tranquille, attorno a Pasqua o addirittura a maggio, salvo poi futuri ripensamenti a rischio con le temperature estive. Insomma, scenari non belli, almeno secondo il vostro modo di vedere e intendere le cose, anche sul piano quotidiano in un paese che non imbraccia le armi, si limita a spedirle ad altri, voi oggi manifestate atteggiamenti guerrafondai, polemici contro tutto e contro tutti, in azienda, in famiglia, tra amici. Il futuro non appare molto confortante, almeno come lo desiderate. Ci sono stati degli inganni e delle infedeltà in passato, potrebbe essere da parte del vostro partner o ex, da parte di un dipendente, da parte di un amico, di un collega. La vita si complica e le relazioni con gli altri appaiono più difficili da coltivare. Mancati incontri per i single. Avrete modo di far valere le vostre ragioni, fatelo in modo deciso, protestate pure, ma fatelo educatamente e con tatto. Sono giorni in cui l'impulsività potrebbe giocarvi brutti scherzi. Non stancatevi così presto, perseverate in ciò che state facendo. Preso potrebbero esserci risultati interessanti. Abbiate cura di non scomporvi o adirarvi se nel pomeriggio dovesse sopraggiungere una notizia che vi significa che un vostro progetto o una vostra iniziativa è ostacolata. Il malumore passa in fretta. Otterrete la promozione agognate. Abbiate solo più fiducia nelle vostre capacità. Inconvenienti con elettrodomestici e auto. Fai controllare gli impianti in casa e tieni sempre qualche ricambio in casa. Coronerete presto i vostri obiettivi. Basta non fidarsi dei falsi amici e di quelli che non vi frequentano con lealtà e sincerità. Passionalità. Vantaggi attraverso soldi di altre persone. Abbi più cura del tuo fisico e delle tue cose. Soldi o un regalo improbabile arrivo. Piccola fortuna in arrivo, potreste impegnarla per esaudire un vostro piccolo desiderio. Molto bene la salute, ma dovrete mantenere un giusto equilibrio a tavola. Oggi potreste ricevere dei messaggi o delle telefonate davvero interessanti, Giove e Mercurio sono favorevoli a qualche cambiamento nella vostra vita. È consigliabile comunque cautela in campo professionale ed economico. Quelli di voi che avranno fatto le ore piccole avranno un risveglio complicato. Evitate i battibecchi in amore e non siate precipitose nelle decisioni. Qualche battibecco in amore. I moti celesti sono molto positivi per voi quest'oggi. Giove in particolare nel segno amico fidato dei pesci è in angolo super favorevole. A partire dal pomeriggio si alza il livello del buon umore e i rapporti con i vostri conviventi si fanno gioiosi. Hai l'argento vivo addosso e tendi a parlare forte con enfasi. Sul piano della vita amorosa, non avrai paura di andare verso i tuoi obiettivi, pur restando te stesso. Per quanto riguarda lo sport o i viaggi, attento a eventuali incidenti, non far traboccare la tua energia. Se non avete tempo per mettere in pratica i progetti che avete lungamente pensato e costruito, in questa giornata dovreste accontentarvi di quello che potrete avere, senza ulteriori pretese. In fondo anche in passato siete riusciti ad essere felici con poco, senza bisogno di strafare. Ciò che conta davvero per voi è la famiglia e l'amore, quindi se avete già tutto questo, tutto quello che viene ancora è un di più. Inizio di settimana horror o quantomeno da blackout elettrico con Urano nel vostro segno che dichiara guerra al quartetto formato da Luna, Venere, Marte e Saturno. Diplomatiche e malleabili le prime due, ma i secondi sono un peggio dell'altro.
Immaginate di lanciarvi a tutta velocità contro un muro di granito o di gettare benzina sul fuoco, ecco la vostra situazione odierna, ogni passo falso rischiate di pagarlo caro. Amore ed Eros. Le velleità d'amore ci sono e anche di sesso, ma qualcosa si frappone tra voi e la vostra dolce metà, ammesso che dolce lo sia davvero. Forse è il ricordo insistente di un ex, oppure un litigio, o ancora più semplicemente la mancanza di un partner reale, al momento solo vagheggiato o inutilmente sospirato. Sì, l'amore può essere un piacere, un cruccio o semplicemente l'espressione di una mancanza che vi rosicchia il cuore e la mente. E la gelosia? Altro punto dolente, causa di malumori e litigi a gogò. Il romanticismo può catturarvi inaspettatamente, perché potreste incontrare qualcuno che condivide il vostro stesso senso dell'umorismo, spiritoso, buffo e leggermente eccentrico. Questa potrebbe essere una risata a lungo termine. Vi dedicate alla persona amata con molta sensibilità e pazienza, probabilmente poiché affronta una questione legata alla famiglia di appartenenza che dà qualche preoccupazione. Urano ben disposto in serata vi dona la sensibilità e gli atteggiamenti più giusti per stare vicino al vostro amore. Lavoro e denaro? Col capo si procede a ritmi alterni, a momenti vi stimate e supportate a vicenda, a momenti lo vedete come fumo negli occhi, il vostro peggior nemico, da combattere e di cui parlare in termini non esattamente lusinghieri con i colleghi, sempre sodali. In proprio ambizioni troncate a metà o quantomeno procrastinate dagli attuali venti di guerra e dalla crisi economica che, a quanto lasciano supporre gli esperti, non si risolverà tanto presto. Se siete un imprenditore sfoderate tutta la vostra capacità di leader per raggiungere un obiettivo tanto ambito quanto ostico. Le stelle aiuteranno la vostra lodevole iniziativa. Ponete la vostra abilità al servizio di una questione particolarmente complessa in ufficio. Metterete in campo, oltre alle vostre provate competenze professionali, tutta la capacità razionale e deduttiva, la logica, la fredda intelligenza. A guardarvi benevolo c'è infatti il potentissimo Plutone, che muove, con grande serietà, le vostre mosse, non facendovi mai fallire un colpo, specie se appartenete alla seconda e terza decade. Non vi mancherà, però, pure l'assistenza dell'intuito e di un pizzico di fantasia, che vi verranno concessi a piene mani dal transito di Nettuno nel segno del suo ideale domicilio, i Pesci, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 13 al 15 del mese di maggio. Benessere. Mal di schiena e di testa effetto di una notte insonne o inframmezzata da incubi. L'aspetto allo specchio non lo rivela, almeno di primo mattino, ma bisogna vedere stasera se non avrete le occhiaie o una profonda riga al centro della fronte, indizio di un mal di testa di natura epatica, arrabbiarsi non fa bene a nessuno. Per fortuna in vostro soccorso arrivano le buone erbe primaverili, primi della lista il tarassaco e la cicoria, protagonisti di insalatine depurative condite con extravergine però, niente intrugli. Vitali ed esuberanti più che mai, programmatevi finalmente un bel viaggio in compagnia di chi riesce a far stare bene, che sia utile per scrollarvi di dosso tutte le preoccupazioni degli ultimi tempi. Per lei, insonnia o sogni agitati, popolati da incubi. Per lui, magari il vostro capo vede lungo e ha ragione, ma quando le cose vi vengono imposte dall'alto le prendete subito come un'ingiustizia, alla quale reagire caricando a testa bassa. Sbagliando direzione o velocità rischiate di incastrarvi da soli, infilzando le corna nel muro. Colore delle emozioni, mirtillo. Barometro dell'umore, temporalesco. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 4. Finanze, 6. Benessere, 4. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.